Dottor Palamara, lei qui stasera a Villa Bertelli per Parliamone in Villa. Se la senti di dire che con quello che ha raccontato al dottor Sallusti e quindi anche a tutti i lettori che stanno per leggere o hanno letto il libro, è come aver scoperchiato un vaso di Pandora? Io penso di aver voluto offrire un contributo di riflessione. Per le cariche da me rappresentate avevo un dovere di chiarezza, di raccontare come erano andati realmente i fatti, secondo la mia diretta esperienza e secondo ciò che era possibile documentare e dimostrare. Questo perché lo ritengo necessario per tanti magistrati, per i cittadini che vogliono capire come e perché sono successi i fatti che hanno portato purtroppo alla ribalta negativamente la mia persona e la magistratura. Cosa può dire alle persone che vogliono fidarsi della magistratura oggi? Che assolutamente la magistratura è un bene primario, fondamentale per il paese, e che dalle cose negative bisogna ripartire per poi fare in modo che emerga la parte migliore. Che però c'è bisogno di coraggio, di raccontare un po' da parte di tutti come sono andate le cose e non di mettere la polvere sotto il tappeto, altrimenti tutto sarà inutile. Io mi auguro che la mia verità possa seguire tante altre verità.